Citroën, si sa, è creatività e tecnologia. Innovazione e anticonformismo hanno dato vita a automobili indimenticabili come la DS, la mitica a due cavalli, che a suo tempo rivoluzionò i paradigmi dell'utilitaria. Oggi la storia si ripete. Sentiamo spesso parlare le case automobilistiche di cliente al centro. In questo caso Citroën con C4 Cactus ha veramente messo il cliente al centro, partendo proprio dai bisogni che sono evoluti nel tempo e che chiaramente vedono oggi come priorità sicuramente l'aspetto estetico, la bellezza, la macchina deve piacere, ma il comfort è il secondo valore in assoluto. E il terzo è la tecnologia, ormai non se ne può più fare a meno, ma deve essere tecnologia utile, facile da usare e soprattutto tutto questo deve essere offerto a un prezzo contenuto e controllato, anche di mantenimento. Ebbene, oggi ci troviamo di fronte a veramente una rivoluzione, un po' come la due cavalli fece nella sua epoca, la C4 Cactus promette di innovare veramente nel segmento delle berline compatte. Molte le frecce all'arco di questa vettura al debutto sul mercato europeo. Una ventata di novità e freschezza nel segmento delle berline di segmento C, come non si vedeva da tempo nell'industria automobilistica. Tre innovazioni mondiali, la prima sono gli air bump esterna che definiscono il design e al tempo stesso proteggono, perché sono queste micro capsule d'aria inserite in materiale plastico che proteggono le portiere e quindi proteggono contro i micro urti cittadini che possono esserci nell'aprire una portiera, nell'avere uno scontro con un carrello della spesa. Gli air bump sono disponibili in quattro tinte, quindi ognuno si può personalizzare la propria auto ed eventualmente possono anche cambiare, tra uno o due anni, quando sono stufi di avere un colore, possono modificare, andare al concessionario e lo modificano. E soprattutto gli air bump proteggono le portiere, quindi riducono il costo di eventuali riparazioni ed è un modo per avere un budget controllato. Un'altra innovazione mondiale all'interno sono lo spostamento dell'airbag dal cruscotto al padiglione. Questo quindi ha permesso di liberare molto più spazio e di, congiuntamente ad una seduta unita e ad un cruscotto molto lineare, molto semplice, abbiamo dato molto più disponibilità di spazio, di convivialità per i passeggeri che sono seduti frontalmente. Una terza innovazione mondiale, non di serie ma in opzione, è il tettuccio in vetro, che è il migliore sul mercato, lo possiamo dire tranquillamente perché è studiato come gli occhiali da sole di protezione 4, quindi lascia filtrare tutta la luce ma protegge dal calore e dagli sbalzi di temperatura. Più tecnologia, la macchina è dotata di un touchpad da 7 pollici con 7 tasti a sfioro che è sul cruscotto che governa completamente l'auto, la tecnologia è quella che ci va effettivamente, quella che vogliono i clienti. Una rivoluzione che va oltre lo stile, ma che proprio dallo stile e dal design trae le sue origini per soddisfare le evolute necessità dell'automobilista moderno. Il design è un linguaggio per parlare dei valori del brand per il quale i designer stanno lavorando. Con C4 Cactus volevamo creare un portabandiera, un ambasciatore di rilievo che portasse nel mondo il messaggio del nuovo corso Citroën. Quando parliamo di valori di Citroën parliamo di ottimismo, di comfort, di innovazione, di audacia, di creatività, quindi il canovaccio filosofico era questo, creare un oggetto che rispondesse in maniera nuova alle esigenze mutate degli utenti di oggi, degli automobilisti di oggi, in un contesto filosofico rinnovato, senza però rinnegare il passato di Citroën, che è comunque un passato glorioso, un passato di audacia e di creatività. Da qui alcune soluzioni, direi che C4 Cactus non può che essere una Citroën, nel senso che propone con una freschezza e un'audacia un certo numero di soluzioni di design, inteso come sposalizio riuscito tra funzione e estetica, che sono molto audaci. C4 Cactus abbina forma a sostanza in modo del tutto innovativo. Una buona automobile, un'automobile di successo e quindi successo anche commerciale, deve avere un equilibrio tra le tre componenti, le tre molecole che compongono l'atomo: lo stile, contenuto prodotto e la tecnica.
quando queste tre molecole hanno lo stesso peso, c'è rispetto, e spesso è una questione di chimica tra le persone, di competenza senz'altro e di magia del momento, di solito si fa un prodotto di successo. Credo che in questo caso sia stato veramente così, perché gli ingegneri erano all'ascolto, noi siamo stati audaci, proattivi, flessibili, e così è nata questa avventura, che sono sicuro avrà un grande successo. Dalla poesia alla prosa, l'abbiamo guidata in anteprima sulle strade di Amsterdam e ci ha convinto subito. Se dovessi immaginare la C4 Cactus come uno stile di abbigliamento, lo assimilerei a jeans e maglietta. Ci si sente subito a proprio agio a bordo della nuova Citroën. È comoda, confortevole, tutto è a portata di mano e facile da azionare. I sedili sono ampi e molto comodi, e nelle versioni con il cambio robotizzato costituiscono quasi una panchetta, un po' come sulle auto anni 70 americane, molto comoda per riporre oggetti oppure con il bracciolo per appoggiare il braccio. Il touchpad da 7 pollici permette di condensare tutte le informazioni e tutti i comandi della vettura, il clima, il navigatore, piuttosto che la musica, eccetera, in un unico spazio, e quindi libera completamente la plancia da tutti i pulsanti che normalmente siamo abituati a vedere su un'automobile. Così come l'innovativo airbag installato sulla cornice del parabrezza permette di avere una plancia particolarmente liscia e pulita, con uno scomparto portoggetti molto molto generoso. La piacevolezza di guida risulta immediata non appena ci si mette in movimento, grazie a un peso piuma, perché questa macchina, ricordiamolo, ha un peso che parte da meno di 1000 kg per le versioni a benzina. Una delle tante tecnologie semplici e utili, allo stesso tempo ingegnose, è il Magic Wash, ovvero il tergicristallo che non ha degli augelli sul cofano che spruzzano l'acqua sul parabrezza, ma sono integrati nella spazzola. Questo ha permesso, per esempio, di ridurre il peso di 1,5 kg, perché il liquido necessario è nettamente inferiore per avere lo stesso risultato di pulizia del parabrezza. Ma la tecnologia utile è anche quella che Citroën ha messo sotto il cofano. Una proposta rivoluzionaria, insomma, ma allo stesso tempo convincente. Tre motori molto interessanti, benzina, motore PureTech, un 1200 da 75, 82 cavalli anche con l'ETG, e un 110 che arriverà verso fine anno. E due motori diesel, un 1600 ETG EHD da 90 e un Blue HD da 100 cavalli. C4 Cactus arriva nei concessionari a partire dal mese di luglio, inizio luglio, ed è una gamma composta su tre livelli, un prezzo di entrata da €14.950, con un cuore di gamma intorno ai 17-18.000 euro. Insomma, C4 Cactus rappresenta veramente un compromesso senza compromessi. È innovativa, è unica, è creativa, originale, c'è veramente tutto quello che serve per farne un'auto di successo.